Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi registro un vlog, finalmente dopo tanto tempo. Mi sono svegliata, ho già fatto colazione, mi sono anche già vestita. Una delle cose che amo dell'estate, quando arriva il caldo, che ci si veste molto leggeri, praticamente mi cambio subito. Invece durante l'inverno ho la brutta abitudine di restare in pigiama magari fino a tardi, se la mattina non devo uscire ovviamente. Invece in estate appena mi alzo la prima cosa che faccio è proprio togliermi il pigiama e mettermi, insomma, vestirmi decentemente. Ho già optato per un toppettino e un pantaloncino morbido. Adesso sono qui in bagno perché voglio fare una veloce skin care, quella che faccio tutte le mattine. Poi devo andare in cucina a riordinare tutto perché ho lasciato le cose della colazione in giro e ho ancora le pentole che abbiamo usato ieri per la cena sulla cucina, quindi devo sistemarle. Voglio dare una pulita poi anche alla cucina e farvi vedere alcuni prodotti nuovi che sto utilizzando. Devo fare il letto, devo fare delle lavatrici. E stiamo riempiendo la piscina perché l'altro giorno, lunedì esattamente, abbiamo iniziato a montarla. In realtà montarla è molto più veloce che toglierla, perché alla fine la piscina è pulita e basta solo assemblare il tutto. Invece smontarla a fine stagione è più lunga perché bisogna svuotarla totalmente, pulirla bene prima di metterla via, altrimenti puzza, rischia di bucarsi, quindi bisogna prestare più attenzione ed è la parte più noiosa di tutto il discorso piscina, anche perché poi finisce la stagione e non è neanche più voglia di pensare, diciamo, alla piscina e a queste cose. Però la togliamo perché noi la mettiamo davanti al garage e durante l'estate non possiamo poi mettere le macchine al coperto, quindi le lasciamo davanti casa. Non voglio lasciare la piscina fuori proprio perché in inverno preferisco avere le macchine protette, insomma, sotto il tetto, insomma, in garage, e quindi a fine stagione dobbiamo sempre toglierla. Sono contenta di essere riuscita a metterla questa settimana perché sta iniziando ad arrivare il caldo, poi essendo a casa, non andando più a lavorare, ho anche più tempo per godermela, quindi davvero non vedo l'ora di iniziare a prendere un po' di sole e a fare un po' di bagnetti in piscina. Dopo magari scendiamo, così vi mostro a che punto è arrivato il livello dell'acqua. Ci siamo quasi, in giornata sicuramente sarà piena completamente. Detto questo, passiamo alla skin care. Prodottini al volo, stavo pensando anche di fare una mascherina, visto che ho un po' di brufoletti che comunque non sono spariti. Da quando sono incinta, in attesa, comunque i brufoletti ce li ho sempre. E non so se sia collegato alla gravidanza oppure qualcos'altro, però vanno via i vecchi e arrivano dei nuovi, quindi ce li teniamo. La mia skincare devo dire che è sempre molto veloce, ma non può mancare. Come prima cosa mi lavo il viso, vado a detergerlo con una mousse, con un prodotto in schiuma che mi piace particolarmente per lavare il viso. E poi successivamente passo o alla crema idratante e al siero, oppure, come farò stamattina, maschera. Faccio anche una maschera purificante. Come maschera, vediamo se riesco a usare una più qui sotto, non mi vedete, ma ci sono. Facciamo questa, argilla pura, è maschera anti-imperfezioni. Tra l'altro, ho anche quasi finito, quindi perfetto, la faccio fuori del tutto questa mattina. Speriamo che non suoni nessun corriere, perché ieri ero con la maschera in pola e è arrivato un corriere con due pacchi. Fortunatamente c'era Ste a casa, quindi ho mandato lui, perché tutte le volte, cioè tutte le volte no, però spesso mi vedono in condizioni abbastanza pietose, chissà cosa pensano. Comunque la soddisfazione di finire un prodotto per me è sempre tanta, perché ho diversi prodotti tra beauty e skin care, anche perché comunque tanti me li mandano, non li acquisto, e quindi ne accumulo di più rispetto magari a quando acquistavo soltanto i prodotti senza riceverli. E ogni volta che finisco qualcosa è una grande soddisfazione, proprio perché smaltisco un po' tutto quello che ricevo. Finisco di applicarla, la tengo in posa una decina di minuti e nel frattempo ottimizzo i tempi facendo il letto.
Maschera tolta, mi sono truccata, così sono a posto, letto fatto, pulito la camera, ho dato una passata anche alla toiletta, che è una nuova aggiunta qui in camera, perché dobbiamo iniziare a fare spazio nella cameretta, quindi nello studio pian piano sto andando a togliere le cose che ci sono. Sono partita proprio da questa, non sapevo dove metterla, in realtà l'abbiamo tolta perché l'ho prestata a mia cugina che si è sposata questo weekend e l'ha utilizzata proprio per fare le foto quando la truccavano e gli facevano l'acconciatura. Me l'ha riportata e ho detto: sai che c'è, visto che l'abbiamo tolto dallo studio, la sposto. Ho provato a metterla qui in camera da letto e devo dire che non mi dispiace, quindi penso proprio che resterà qui. Ed eccola qui. Questa parete era totalmente vuota, non c'era nulla, quindi ci stava mettere qualcosa per riempire un po', in quanto lo spazio poi dal letto è parecchio, quindi era proprio una buona parte di stanza che restava vuota. Ho messo la toiletta, prima nello studio c'era anche lo specchio con le lucine laterali, ma qui in camera non lo voglio mettere perché se poi cambierò idea e magari, non so, metteremo poi la culla qui per i primi mesi, posso spostare senza avere poi lo specchio fissato alla parete. E ho messo una piantina molto semplice, alcuni profumi sia miei che di Ste, che sono carini da vedere, poi sono comodi a portata di mano quando ci prepariamo per uscire. E qui ho messo un tocco di azzurro e una candelina al caramello, che tra l'altro è buonissimo, l'ho accesa l'altra sera e ha profumato la stanza tantissimo. Poi qui, come sapete, c'è il nostro amatissimo armadio e il letto che presto verrà sostituito. Abbiamo ordinato il letto nuovo, proprio la struttura dovrebbe arrivare questo mese, quindi incrociamo le dita, quando arriva vi faccio vedere tutto. Nel frattempo andiamo in cucina, non fate caso a quel casino che vedete. Devo iniziare a dare una sistemata anche alla cucina perché, come vi ho detto, stamattina ho un po' di cose in giro che devo riordinare. Ad esempio ancora la cioccolata della colazione e il succo di frutta che ho finito. Non sono sempre ordinata, come vedete. Anche la cucina l'ho riordinata e ho preparato qui i prodotti che voglio mostrarvi, che sto utilizzando ormai da un po' di tempo. Alcune sono delle novità, ma altri li sto già utilizzando da un paio di mesi abbondanti, e sono i prodotti di Everdrop. Non so se conoscete questa azienda, ma l'obiettivo di Everdrop è quello di abbattere o ridurre al minimo il consumo di plastica, quindi cerca di aiutare l'ambiente e il pianeta producendo proprio prodotti per la pulizia di casa, ma non solo, anche per la cura del corpo senza la microplastica. Sono tutti prodotti vegani, privi di tossine e biodegradabili. Io apprezzo e appoggio tantissimo l'idea di Everdrop di realizzare prodotti per la pulizia di casa riducendo al minimo il consumo di plastica, perché se ne consuma davvero sempre un'infinità. Quindi se riusciamo in qualche modo a acquistare prodotti senza poi continuamente dover prendere ad esempio la confezione in sé in plastica, che poi puntualmente si va a buttare una volta al mese, con Everdrop questo non succede, perché arrivano tutti i prodotti confezionati solo ed esclusivamente nella carta, non c'è alcun tipo di plastica, e il dispenser è soltanto uno. Ad esempio per la cucina ricevete a casa il dispenser realizzato con plastica riciclata e le pastiglie che vanno semplicemente sciolte in acqua, una confezione con 3 pastiglie, quindi vi dureranno un bel po' di tempo. Cosa dovete fare? Aggiungere al dispenser l'acqua del rubinetto, inserire la pastiglia, aspettare che si sciolga e poi il prodotto è pronto per essere utilizzato. Come vedete io l'ho utilizzato
parecchio perché sono quasi alla fine, però ho le mie ricariche, quindi utilizzo sempre lo stesso flacone. Questa è una... è un grande risparmio perché si evitano consumi inutili di plastica. Per quanto riguarda il kit della cucina, perché trovate proprio un kit della cucina e anche della lavastoviglie, e in descrizione vi lascio i link diretti, vi mostro quello che potete trovare. Partiamo dalle pastiglie per la lavastoviglie. All'interno ce ne sono 40, sono tutte sciolte, non sono confezionate singolarmente, quindi anche qui si riduce al minimo lo spreco di plastica, con limone verde, menta e zenzero, e il suo contenitore il latte per travasare tutte le pastiglie. Poi c'è questa spazzola per lavare i piatti, poi ci sono queste spugne, io queste le utilizzo sia in cucina perché ne ho già aperte, ho già aperto un paio di confezioni, che per il bagno, ad esempio per lavare il bidet oppure il lavandino del bagno. Poi, come vi ho detto, il dispenser per pulire la cucina con le sue pastiglie, che appunto sono queste, tutte confezionate con la carta. Poi un altro prodotto che io sto utilizzando tantissimo è il detersivo per piatti, con il contenitore che vi arriva direttamente a casa. Questo è in vetro, io infatti lo lascio anche a vista sulla cucina perché è molto bello da vedere, e anche in questo caso basta aggiungere l'acqua e il prodotto in polvere, shakerare un attimino, agitare il flacone per qualche secondo, il prodotto poi si scioglie completamente ed è pronto per essere utilizzato. E dopo, lato kit lavastoviglie, perché c'è anche quello, potete trovare, oltre alle pastiglie e al contenitore in latta, il brillantante, il suo dispenser, sempre realizzato con plastica riciclata. Il brillantante, il concetto è sempre lo stesso, quindi si riempie con l'acqua e si va ad aggiungere il prodotto in polvere e poi il sale da inserire nella lavastoviglie. Prepariamo insieme il brillantante. Qui dietro c'è proprio la lineettina dove fermarvi con la quantità d'acqua. Come prima cosa vado ad aggiungere un po' di acqua, circa 50 ml, poi metto il prodotto in polvere, il brillantante, vado a shakerare e poi vado a completare con il resto dell'acqua. Acqua fredda di rubinetto va benissimo. Versiamo tutta la bustina, shakeriamo e aggiungiamo il resto dell'acqua. Come avete visto, in neanche un minuto abbiamo preparato il brillantante per la lavastoviglie, che non vedo l'ora di provare. Tutti gli altri prodotti invece li ho già utilizzati, li sto usando quotidianamente, ad esempio questo per la cucina. Io lo utilizzo per tutta la cucina, sia per pulire ad esempio le ante della cucina, per pulire il piano di induzione, lo uso per passare il lavandino dopo aver lavato ad esempio i piatti, comunque dopo aver preparato il pranzo, lo utilizzo proprio sul piano in quarzo della cucina, davvero ovunque, per tutto ciò che riguarda la cucina utilizzo lui per pulirla. Lavastoviglie e le pastiglie sono pazzesche perché davvero lavano benissimo, scrostano tutto, anche il cibo più ostinato, e anche con loro mi trovo bene. Tra l'altro hanno un profumo delicato di menta, limone, quindi anche la profumazione è molto piacevole e mi piace. Vi lascio un codice sconto qui, già da fra 10, via il 10% valido su tutti i prodotti Everdrop, mentre sui prodotti per il WC l'ho preparato così da farvi vedere. Questo è il contenitore per appunto il water. Io verso il prodotto la mattina dopo essermi alzata, lo lascio agire dai 10 ai 20 minuti e poi vado a sciacquare. Resta il WC brillante, pulito, profumato, mi piace particolarmente, e anche questo si prepara nello stesso modo in cui abbiamo preparato insieme il brillantante. Sulla linea WC già sul sito potete avere il 20% di sconto, e se aggiungete il mio 10% avete un totale del 30% di sconto sulla linea per il bagno, mentre sul resto il 10%. In descrizione comunque vi lascio il link. Adesso sistemo i prodotti, do una passata alla cucina e poi devo iniziare a pensare cosa preparare per pranzo, perché inizio ad avere un po' di fame.
Sono scesa per vedere a che punto è la piscina, perché ormai è da un po' che ho l'acqua accesa e non vorrei. Ah, ok, non vorrei che. Ok, no, ce ne vuole ancora, ancora. Vi faccio vedere. Ci vuole ancora un attimino, più di un attimino, ancora fino a questo pomeriggio, secondo me, perché manca parecchio, un buon 30 centimetri, se non di più. Bene. Direi che posso andare a mangiare con calma, perché, ciao, minimo ci vogliono ancora 2 ore abbondanti. Anche perché non è ancora completamente dritto qua, deve finire di riempirsi. Normalmente la faccio arrivare all'inizio della parte bianca. Ho già messo il cloro, così per curiosità vediamo quanti gradi è. Secondo me è freddissima, 24 gradi. Anche no, grazie, è ghiacciata. Sono nello studio ancora per poco, perché appunto poi qui faremo la cameretta, ed ero qui perché stavo un attimo guardando le tende, perché avevo intenzione di cambiare la tenda, quindi stavo prendendo un attimo le misure, stavo un po' fantasticando per capire quale modello scegliere. Adesso abbiamo la tenda rullo classica, però volevo mettere qualcosa di un po' più indicato per una cameretta, magari con qualche dettaglio personalizzato, qualcosa di questo tipo. Ero su internet, stavo un po' guardando alcune idee e mi sono messa qui a contemplare la finestra per trovare la tenda più adatta, così da poi procedere con l'ordine. Tra l'altro stiamo anche valutando se pitturare la stanza, se pitturare tutte le pareti, ma tutte non credo, magari solo una, e la parete in questione penso sarà questa. L'idea, mi piacerebbe l'idea di mettere anche una carta da parati, però non ho ancora trovato la carta da parati wow, quindi devo mettermi anche lì a spulciare un po' di siti e trovare quella che insomma più mi piace. Se non la trovo non la metto, in caso pitturiamo soltanto, diamo il colore. Però la prima cosa che appunto stiamo valutando per la cameretta è proprio il tendaggio, la tenda da sostituire. Vediamo se entro sera arrivo ad una conclusione, perché è un po' che sono sul cellulare a smanettare per scegliere il tessuto, i colori, un po' il modello, e non sono ancora arrivata alla soluzione definitiva. Quindi speriamo di farcela entro sera o al massimo nei prossimi giorni, perché poi comunque dobbiamo farle fare e non è proprio così immediato, ci vuole un pochettino di tempo. E mi sono resa conto che c'è chi è un po' più avanti di me su questo aspetto. Io ad esempio non ho ancora comprato niente, passeggino, culla, lettino, nulla di nulla, se non qualche body, ma proprio qualche body, 2 o 3 cosine, niente di più. So che al quinto mese c'è già chi inizia a pensare un po' a tutte queste cose. Io la sto prendendo con calma, vediamo, magari poi parto e non mi ferma più nessuno. Al momento grandissime cose non le ho ancora comprate. Fra un po' la piscina è pronta, sono scesa prima a vedere, mancano 3 dita, quindi dai, ci siamo quasi. Abbiamo appena finito di cenare, adesso faccio partire la lavastoviglie, pastiglietta, e provo il brillantante, che tra l'altro era da un po' anche che non utilizzavo, perché l'avevo proprio finito, quindi arriva proprio a pennello. Guardate che mi sposto da qui perché mi sembra un gran male, perché ho i faretti accesi. Dicevo, adesso la cucina è praticamente quasi tutta in ordine, devo lavare giusto una pentola che non ci stava, quindi la laverò a mano. E dopo vado a farmi una bella doccia, dovrei anche lavare i capelli perché ho fatto fare le onde dalla parrucchiera sabato per il matrimonio e non li ho più lavati perché mi piacevano, infatti anche con queste onde molto molto leggere i capelli mi piacciono ancora, però ora è un po' di giorni che li ho così, quindi cioè che non li lavo, quindi devo lavarli. E poi vado a mettermi le mie solite cremine anche per le smagliature, che sto mettendo da diversi mesi ormai sempre dopo la doccia, sia sul seno, sulla pancia, sulle gambe, e mi sto trovando bene. Sto utilizzando, per chi magari è interessato, sto utilizzando questa della Relastil
proprio indicata per le smagliature, oppure anche l'olio di cocco, l'olio di mandorle è perfetto. Non sono ancora andata in doccia, ero qui un attimo con il cellulare perché stavo leggendo un po' dei vostri messaggi in direct, in quanto oggi su Instagram vi ho parlato della curva glicemica che fra un po' mi toccherà, eccetera. Anche se esattamente non sapevo bene le settimane, in tante mi avete risposto, ma tante altre mi hanno detto che in realtà non è obbligatorio farla. Io ero convinta che fosse una cosa obbligatoria, come fare la morfologica in ospedale, pensate un po' voi, si imparano sempre cose nuove. In realtà vi dico, il ginecologo fino adesso non mi ha ancora parlato della curva glicemica, quindi magari non me la fa fare, non lo so, però tutte le persone che conosco e che sono, o hanno partorito da poco o che sono incinte più o meno in questo periodo, so che l'hanno fatta. Quindi a questo punto incrociamo le dita e speriamo che io non debba neanche farla, così mi evito il bicchierone che dicono sia imbevibile quasi. E quindi so, vi stavo un po' rispondendo, mi piace molto questo aspetto di confrontarci su questo argomento, perché tante cose per me comunque sono nuove e voi mi aiutate tantissimo, quindi davvero grazie mille. Adesso volo in doccia, poi mi metto qui a letto a guardare qualcosina in TV, perché stai uscito a giocare a padel, quindi lo aspetterò fino alle 11, poi arriva a doccia, sicuramente crolleremo a letto. Tra l'altro domani devo anche andare dal medico a prendere l'impegnativa, perché poi venerdì vado a fare le classiche analisi del sangue mensili. Nulla, spero che il vlog vi sia piaciuto. Oggi penso di aver chiacchierato davvero tanto e forse è venuto anche un po' lungo, quindi scusatemi. Vi mando un grandissimo bacione, grazie per essere stati con me anche oggi, al prossimo video. Ciao!